Allora, buongiorno a tutti, buonasera se per caso ci guardate di sera. Arriviamo nelle vostre case a distanza di alcuni giorni proprio perché vogliamo spiegare come scuola ci siamo attivati per organizzare la didattica a distanza nei diversi ordini di scuola che fanno parte della Scuola Sacra Famiglia. Quindi vi diamo le informazioni per come ci siamo organizzati, sia per quanto riguarda la scuola dell'infanzia e magari anche l'asilo nido, per quanto riguarda la primaria e la scuola secondaria. Partiamo con due questioni che stanno come premessa. Prima questione: tutta la scuola sta facendo in questo momento didattica a distanza. Ci siamo attivati da subito, il giorno dopo del rientro delle vacanze di Carnevale, quando abbiamo saputo che ci sarebbe stata la chiusura della scuola, ci siamo da subito attivati per cercare di contattare gli alunni e portare avanti delle attività, così come per mantenere una continuità con gli apprendimenti, per mantenere una continuità con i ragazzi e con il percorso di apprendimento. E quindi in questo momento tutta la scuola, non soltanto gli insegnanti che erano in grado di utilizzare la didattica online, tutti gli insegnanti si sono attivati facendosi aiutare o comunque recuperando il sostegno dell'animatore digitale, tutti hanno predisposto delle attività da fare online attraverso diverse modalità, sia con i video, sia con la messaggistica di classe, sia utilizzando delle applicazioni che i ragazzini sapevano già utilizzare. Ma la seconda questione riguarda la nostra idea di didattica a distanza. Noi pensiamo che una didattica a distanza non possa essere costituita da delle lezioni in video che vengono semplicemente elargite ai ragazzi in situazione di semplice ascolto, cioè l'insegnante che parla dal video e l'alunno che ascolta a casa davanti allo schermo, non è la nostra idea di didattica a distanza, non è del resto un'idea pedagogicamente legittimata, perché sappiamo bene che davanti allo schermo il ragazzino si perde con estrema facilità. Allora, la nostra idea di didattica a distanza, che tra l'altro è stata poi anche confermata dalle linee guida del MIUR che sono state emanate proprio per dare delle indicazioni agli insegnanti, è quella di tenere agganciati gli alunni al percorso di apprendimento facendo quello che loro sono in grado di fare, e utilizzando gli strumenti che loro sono già in grado di utilizzare. E quindi ci siamo attivati con gli insegnanti della scuola secondaria in modo particolare, che già gestivano una modalità di utilizzo dell'iPad e quindi già gestivano una messaggistica di classe, già lavoravano in Classroom. Ci siamo attivati proprio per mandare ai ragazzini delle proposte, proporre delle attività, interagire con loro, chiedere di consolidare le attività o gli apprendimenti che già avevano acquisito e quindi con quelli provare in autonomia a sviluppare delle nuove proposte di lavoro. Naturalmente abbiamo stabilito alcune regole. Non possiamo pensare di fare lezioni che durano più di 15-20 minuti, dove noi parliamo e i ragazzi ci ascoltano, perché altrimenti i ragazzi ci spengono. Non possiamo pensare di sviluppare il programma come da programma, proprio perché siamo in una situazione di emergenza e quindi dobbiamo concentrarci su alcuni aspetti essenziali delle discipline che intendiamo portare avanti. Sappiamo bene, tra l'altro, che alcuni concetti non passano se con alcuni ragazzini, se non siamo lì in presenza a spiegarli, a ripeterli e a riformularli come avviene appunto nella situazione di classe in presenza. Sappiamo in effetti che è una situazione straordinaria, perché la scuola vera è quella che viene fatta in aula con gli insegnanti e con i ragazzi, quindi cerchiamo di adeguarci a questa modalità, che
che presuppone appunto una situazione a distanza che dobbiamo in qualche modo gestire. Li facciamo lavorare, è un'altra regola che ci siamo dati, di farli lavorare molto sul consolidamento delle autonomie e quindi di quello che hanno appreso, e poi via via, adesso che abbiamo visto che la chiusura delle scuole si protrarrà almeno fino al il primi di aprile, cerchiamo di lanciare nuovi concetti, nuove idee, nuovi apprendimenti, proprio per cercare di riagganciarli a quello che è il programma di classe. Lanciamo quindi cose nuove, chiedendo loro di leggere e di approfondire degli argomenti nuovi, chiederemo a loro dei rimandi su questi argomenti, mettendoci a disposizione poi per approfondirli con loro e quindi riservandoci poi, naturalmente, una volta ritornati in classe, di riprenderli e di sistematizzarli. Abbiamo fatto un piano di lavoro. Un primo piano di lavoro che prevedeva le prime due settimane, perché si pensava poi effettivamente di poter riprendere. Il piano di lavoro prevedeva delle attività specifiche per gli alunni dei tre ordini di scuola, e abbiamo garantendo agli alunni dell'infanzia almeno una proposta al giorno, garantendo agli alunni della secondaria alcune lezioni. E ora però abbiamo gli alunni della primaria e della secondaria alcune lezioni. In più, siccome riteniamo importante mantenere il contatto diretto con i ragazzi, abbiamo stabilito per la secondaria dei contatti diretti di tutti gli insegnanti con tutta la classe, e per la primaria dei contatti serali che eventualmente faremo anche con la presenza dei genitori. Allora, ecco, per la scuola in particolare, in modo specifico, per la scuola dell'infanzia abbiamo garantito la possibilità di una proposta al giorno, e questa proposta prevede delle attività ludiche, degli esperimenti che stanno avendo molto successo, dei giochi da costruire, delle storie da ascoltare, da leggere con i genitori, dei giochi da eseguire in casa tranquillamente con l'aiuto dei genitori. Utilizziamo soprattutto la modalità video per i bambini della scuola dell'infanzia, perché chiaramente loro possono accedere a questo tipo, a questa modalità, e distribuiamo tutti questi video attraverso il canale WhatsApp, perché questo permette di raggiungere tutti i genitori. E naturalmente la visione è indifferita, per cui ciascun genitore che riceve questi materiali sarà lui a decidere quando visionare questi materiali con i bambini, quando costruire le attività, e stiamo ricevendo notevoli feedback da parte dei genitori alla sera, che ci restituiscono i lavori che hanno fatto i ragazzini e che mantengono quindi un contatto tra insegnanti e bambini. È una proposta all'interno di questi video, e anche per i bambini dell'asilo nido, anche se sappiamo benissimo che con i bambini dell'asilo nido non proponiamo attività da eseguire o da seguire, ma semplicemente ci serve mantenere un contatto con loro per alimentare il ricordo, e quindi la possibilità di stabilire, di mantenere la relazione con le persone significative che hanno conosciuto a scuola. Per quanto riguarda invece la scuola primaria, noi avevamo già stabilito e manteniamo questo programma: tre lezioni al giorno, per cui distribuite durante la settimana, loro hanno più lezioni di italiano, di matematica e riferite un po' a tutte le discipline, secondo degli input che gli insegnanti danno e che vengono distribuiti utilizzando il registro elettronico. Sul registro elettronico ci sono i link che permettono poi ai genitori di raccordarsi con i video e quindi con le indicazioni degli insegnanti.
In più, per mantenere il contatto con i ragazzi, faremo degli incontri serali con i genitori. E naturalmente partiamo già stasera con una classe e naturalmente dovremo farli serali perché durante il giorno sappiamo che i ragazzini a casa, i bambini, non hanno la possibilità né magari di utilizzare autonomamente questi strumenti e molto spesso sono anche dai nonni e quindi magari non hanno la connessione o non sono in grado comunque di gestire autonomamente il rapporto con gli strumenti informatici. Abbiamo anche costruito una tabella che serve per rappresentare un po' l'organizzazione della giornata tipo che appunto i bambini potrebbero anche stampare e incollarsela lì davanti proprio per organizzarsi durante la giornata, perché è molto importante mantenere il ritmo dell'organizzazione giornaliera, che deve un po' ricordare il ritmo dell'organizzazione scolastica, per cui la mattina cosa faccio, poi mi concedo una pausa, al pomeriggio cosa faccio, quando arrivano i genitori alla sera cosa possiamo fare insieme. Ecco, in questo momento abbiamo molto bisogno della collaborazione dei genitori, in effetti. Per la scuola secondaria, anche qui avevamo già fatto e manteniamo la programmazione settimanale, per cui a tutti i ragazzini ogni insegnante garantisce 4 lezioni al giorno, o meglio 4 input di proposte di lavoro che corrispondono comunque a 4 approfondimenti giornalieri, per cui i ragazzini hanno la possibilità di ricevere tutta una serie di materiali, di indicazioni di lavoro che permettono loro di approfondire secondo questa scaletta. Le proposte di lavoro valgono per ogni singola classe, quindi tutti i ragazzi, attraverso sia l'app iTunes U che già i ragazzini erano in grado di utilizzare, sia attraverso la messaggistica di classe all'interno della classroom, ricevono questi input. Li stanno già ricevendo, ne hanno già ricevuto tantissimi in queste settimane, ma andiamo avanti a mantenere questo. In più abbiamo costruito un orario settimanale di incontri lezioni con gli insegnanti, e questo è un po' l'orario settimanale che riguarda tutti gli insegnanti, però tutti gli insegnanti avranno la possibilità di incontrarsi una o due volte alla settimana con gli alunni per gestire degli incontri lezioni. Cosa sono questi incontri lezioni? Potrebbero essere la presentazione di argomenti, di concetti nuovi, potrebbero essere la discussione di problemi che sono sorti nella realizzazione delle attività proposte, potrebbero essere delle domande, delle spiegazioni ulteriori fatte dai singoli ragazzi e perché magari durante l'attività sono emerse dei problemi o delle difficoltà, potrebbero essere la ripresa di alcuni concetti che non sono stati ben acquisiti. Saranno gli insegnanti a gestire questi momenti e all'interno di questa panoramica ci saranno quindi dei collegamenti giornalieri in classe virtuale, quindi attraverso l'app Zoom, che i ragazzi abbiamo già verificato che sanno utilizzare. Ci saranno 3 collegamenti al giorno. Un primo collegamento dalle 9 alle 9.40 con un piccolo intervallo, dalle 9.55 alle 10.35 un secondo collegamento, un intervallo e poi un altro collegamento. Naturalmente ci sarà, ogni classe riceverà l'orario settimanale della propria classe e ogni collegamento durerà 40 minuti, perché abbiamo valutato che è un buon tempo per interagire con i ragazzi, ma anche perché l'applicazione che utilizziamo ci è scandita appunto con unità tempo di 40 minuti. Quindi le 4 lezioni che abbiamo visto prima
proposte di lavoro saranno comunque mantenute, verranno riprese, ripensate, ricostruite e approfondite all'interno di questi incontri settimanali con i docenti. Abbiamo anche costruito una organizzazione della giornata tipo per i ragazzi della scuola secondaria, proprio per aiutare anche loro a strutturare la giornata secondo il ritmo dell'orario scolastico, perché incontrandosi con loro, come abbiamo già fatto questa settimana, abbiamo avuto l'impressione che molti di loro non si siano un po' nella situazione di un isolamento forzato, che però corrisponde un po' a una situazione di vacanza, non vacanza intesa come le vacanze tradizionali, ma assenza, mancanza, e quindi questa dimensione atemporale che non si sa bene quando finirà, induce molti ragazzi a rimandare l'impegno, perché tanto c'è ancora tempo. Ecco, ci piacerebbe invece che appunto la giornata scolastica potesse essere, la giornata anche a casa potesse essere scandita come una giornata scolastica, con questi impegni al mattino. Al pomeriggio, chiaro, noi diamo delle indicazioni che però poi andranno personalizzate, perché non sappiamo se effettivamente i ragazzini le utilizzeranno in questo modo, e comunicheremo ai ragazzi, e lo comunichiamo anche ai genitori, che la restituzione dei compiti e delle attività che vengono proposte dagli insegnanti dovrà rispettare i tempi di consegna che gli insegnanti indicheranno in modo preciso ai ragazzi, che gli insegnanti, attraverso tutta una serie di strumenti che già utilizzavano in corso d'anno, raccoglieranno le osservazioni e le evidenze sull'esecuzione delle attività e dei compiti insegnati, e quindi queste osservazioni saranno poi quelle che andranno a costituire una valutazione finale. Perché questo? Noi non è che possiamo far fare i compiti di verifica, diamo anche dei compiti da fare, delle schede e degli argomenti da approfondire, ma non sappiamo se i ragazzini li hanno fatti da soli, se invece li hanno, magari se li sono girati, magari si sono fatti aiutare, quindi davvero diventa molto difficile per noi realizzare una verifica a distanza. Ma raccogliamo, nell'interazione che abbiamo con loro e nell'analisi di quello che faranno, tutta una serie di evidenze e di osservazioni di cui terremo conto nella formulazione della valutazione. Gli insegnanti potranno poi comunicare ai genitori tramite il registro online eventuali inadempienze e anche eventuali assenze di collegamento, perché ecco, noi le segniamo come assenze queste, però non sappiamo se il ragazzino sta male, se invece non è riuscito a connettersi, oppure se effettivamente ha spento lo schermo perché non voleva partecipare. Quindi anche qui avremo bisogno della collaborazione dei genitori. Abbiamo costruito anche una netiquette per l'uso di Zoom, quindi delle regole per un uso efficace delle lezioni in classe virtuale, e chiediamo quindi ai ragazzi intanto di presentarsi con un abbigliamento adeguato all'impegno scolastico, perché ne abbiamo trovati alcuni a letto collegati direttamente da sotto le coperte, e sicuramente questo non è una modalità che poi attiva l'attenzione e la concentrazione. Chiediamo ai ragazzi di non registrare la lezione, non scattare fotografie, proprio per la tutela della privacy, di non diffondere in rete il materiale raccolto tramite le lezioni online, e sottolineiamo in questa netiquette a cui chiediamo di attenersi, di utilizzare tutte le regole che restano in vigore anche nella classe virtuale. Ecco, rimane un problema che vogliamo affrontare con voi, a cui ho già accennato. Noi possiamo monitorare, attraverso le interazioni che abbiamo con i ragazzi, sia della primaria che della secondaria, possiamo monitorare quello che fanno, quello che ci restituiscono e quello che hanno in qualche modo capito o non capito, quindi possiamo seguirli da questo punto di vista, ma sicuramente non sappiamo se effettivamente loro l'hanno fatto da soli,
se hanno capito davvero oppure se semplicemente si sono limitati a eseguire e quindi magari a rispondere in modo meccanico a quello che veniva loro richiesto. E quindi abbiamo la necessità di avere una vostra collaborazione precisa come genitori, un monitoraggio come genitori che noi non possiamo sicuramente fare a distanza, e quindi chiediamo a voi di, nel patto educativo che diventa davvero un'alleanza, in questo caso è sempre ancora più utile, chiediamo a voi di raccogliere i segnali dai vostri figli e di capire se con la testa ci sono dentro le attività scolastiche che proponiamo o se invece si limitano semplicemente a farsi mandare i risultati dai compagni, perché ecco, chiediamo una mano a voi per capire se hanno capito, perché non sempre noi abbiamo la possibilità di cogliere da loro i segnali che loro ci mandano. Quindi mai come in questa situazione chiediamo la vostra collaborazione, perché sappiamo, vi diciamo che sappiamo in anticipo che se non c'è anche la vostra collaborazione, noi non possiamo farcela a continuare con il programma. Abbiamo bisogno che voi controlliate, per esempio, se sono connessi al mattino, se si sono connessi, se hanno il lavoro da fare, se l'hanno fatto, se hanno risposto a quelle che sono le indicazioni delle insegnanti. Ecco, queste sono un po' le indicazioni che noi volevamo lasciarvi. Rimaniamo naturalmente a disposizione se ci fossero dei problemi. Ecco, già mi sono dimenticata di dire che all'interno dell'orario settimanale degli incontri con gli insegnanti, con i ragazzi della secondaria, abbiamo mantenuto comunque un incontro settimanale con tutti gli insegnanti, con tutta la classe. È importante questo per capire come sta da loro, come sta andando. Vorremmo dare la voce a loro al di là del momento della lezione per esprimere le loro emozioni, i loro sentimenti, come stanno, come non stanno, quali sono i problemi che emergono. Vorremmo sentire anche le loro idee, non soltanto noi inviare proposte da eseguire, ma vorremmo che anche loro fossero in grado di interagire con noi in modo propositivo. Rimaniamo, dicevo, a disposizione se ci fossero dei problemi. I problemi emergono da quello che sta accadendo e quindi li affrontiamo di mano in mano che emergono. Fa così anche il Presidente del Consiglio dei Ministri, quindi anche noi non possiamo che adeguarci a una situazione che è continua evoluzione e di cui non sappiamo assolutamente quali saranno le condizioni di domani, che funzionano oggi e che magari domani non funzionano più. Ultimissimo problema, che è problema comunicazione che vogliamo dare ai genitori, e che alcuni genitori ci hanno in effetti richiesto, è potremo recuperare questi giorni di lezione. Anche questo non siamo in grado di dirvelo adesso. Noi siamo nella direzione di voler recuperare tutto quello che è possibile recuperare, ma naturalmente questo non dipenderà soltanto da noi. Dipenderà anche da voi, dipenderà da altri fattori, perché per esempio se noi proponessimo di venire a scuola in luglio, non so poi quante famiglie poi potrebbero aderire a questa proposta. Quindi anche questa, tenete presente che la nostra intenzione è quella di recuperare tutto quello che è possibile recuperare. Siamo particolarmente preoccupati per i ragazzi che devono affrontare l'esame di terza media. A questi stiamo dedicando un'attenzione particolare proprio per costruire il momento dell'esame finale, però ecco, siamo anche fiduciosi che insieme riusciremo ad affrontare tutto. Grazie e buona giornata.